Nuove avventure di pesca. Riconoscete i ragazzacci, con loro, quando sono in loro compagnia, si parla di trutaria. Trutaria non solo tassativamente legata alla stagione invernale, ma trutaria anche tutto l'anno, quindi in estate. Oggi siamo al lago Le Isole, a Isole di Scarperia, quindi nel Mugello. Quindi naturalmente d'estate si vanno a privilegiare i laghi un po' in altitudine, popolati a sorgenti, dove l'ambiente è un po' più fresco, le trote trovano il loro habitat. Alle spalle il nostro lago, dove oggi con Steno, Samu e arriverà più tardi Spisce, lui è sempre l'ultimo a arrivare, ma perché deve aggiustarsi i suoi baffetti, Spisce l'avventura di oggi. Quindi vedremo come si prepara l'attrezzatura per poter pescare a trutare nel periodo estivo, cosa i nostri campioni del trutaria tendono a privilegiare, quali esche, quali tipologie, che canne. Quindi vedremo come si svolge una sessione di pesca estiva al trutaria. Steno, questo è un posto che tu conosci molto bene, quindi quattro informazioni giusto per preparare le canne, cosa prepariamo per la battuta di pesca di oggi. Allora, inizialmente io proverò con dei micro spoon, quindi spoon molto leggeri e con colori molto accesi per andare a insidiare subito il pesce molto più attivo. E intanto insomma si proverà questa cosa. Poi con l'andare del tempo, forando trote, andremo a stuzzicarle, diciamo, con crank o magari anche spoon più pesanti, più importanti. Come canna, sul tuo consiglio, tutti abbiamo preparato la nuova Area Master. Sì, quindi sì. Tutti ci siamo dotati dell'Area Master nelle varie lunghezze, un po' in base alla tipologia della pesca. Quindi una canna nuova 2020 del mondo Rapture. Quindi non ci rimane che andare a vedere come reagiscono le trote al lago dell'isola. Certo che qui siamo veramente in un posto pieno di pesce, è veramente pieno, guarda come bollano, è uno spettacolo. Ho visto che le trote bollano e mi sembrerebbe un po' ben popolato, però camminando, guardando nel sottoriva che a me cade l'occhio, ho visto anche che è ben popolato di black, quindi mi sembra di aver visto qualche black bass interessante. Vedremo dopo, è possibile che facciamo anche un po' di bass area. Sì, però te lo dico, che se qui non prende neanche una trota, no, Marchino si è messo male. No, io adesso vediamo, però sai che l'occhio cadendo lì, vediamo, vediamo. È una giornata non delle migliori, quindi è vero, trutare estiva, anche se la giornata sembra primaverile, quindi c'è un nuvolone, un giro di nero che ci segue, speriamo che volga il meteo. Il meteo ci dava un po' di sole, e vediamo. Steno, due informazioni sulla tonalità dell'acqua. La vedo un pochino velata, è sempre in queste condizioni oppure magari nel periodo estivo quando non piove tende a migliorare? Allora, purtroppo stanotte ha fatto una grande acquata, quindi è un po' più torba del solito. Generalmente l'acqua è più chiara. Quindi naturalmente tenderemo a privilegiare esche abbastanza colorate, come vedete. Sì, infatti tu. Anch'io sono partito direttamente con un arancione. Ora sto sentendo che non mangiano molto decise. Come dicevamo, trutaria in zone collinari, quindi siamo ad altitudine di 500 metri circa. Il laghetto è alimentato da un torrente alle nostre spalle, quindi acqua cristallina, quindi anche acqua fredda che nella notte con questo temporale è entrato nel lago. Quindi magari non aiuta probabilmente anche un po' questa acqua fredda. Però vediamo, cioè le bollate ci sono, il pesce c'è in attività. Un pesce per Steno, ecco la prima cattura del lago Le Isole. Immaginavo, le trote sono molto alte, quindi a micro spoon è la sua pesca. Eccole qua, colori molto accesi, arancio oro. Marco, oh. Forse se cominci con i bass sarebbe anche l'ora. No. Te le sto già mettendo negli orecchi. Eh? Oh, Steno, si vede che sei di casa, in questo lago. Le conosci tutte per nome.
Loro sono partiti a spugne, sono partito con un piccolo cranchettino, naturalmente a spugne vediamo che sta rendendo bene, però insisto, crank, c'è una grossa fario che gira, vediamo. Steno, ci hai umiliato, ci hai sestuplicato. Adesso per fortuna che è arrivato Buffalo Bill. È arrivato anche Spish, quindi l'allegra banda unisce tutti e tre, chiamiamoli moschettieri, perché guardando i baffetti di Spish è l'ultimo dei moschettieri. Steno sta pescando con lo spoon e a Bottom invece sta pescando Samu. Qualche cattura l'ha fatta anche a Bottom. Io ora sono anch'io andato a mettere uno spoon perché a crank non vedevo nulla, quindi continuiamo a pescare. In questo momento sto pescando con uno spoon iride, perché ho visto che gli piace molto di più il movimento veloce, quindi con un micro spoon starei troppo a galla, e ho fatto già diverse catture. Questo è il colore che ho scelto, come dicevamo, colori molto accesi. Samu che continua a catturare a Bottom. D'altra parte, su quella pesca è imbattibile. E come abbiamo visto, iride cattura. Tre giri di mulinello e pesci. Sto pensando a una strategia diversa, ancora 5 minuti e attuo la mia strategia, aspetto Spish e vediamo. Spish, guarda che tra un po' chiude! Questo penso sia il decimo pesce circa in 10 minuti, è una cosa fantastica, questo lago è veramente gestito bene per questo tipo di tecnica di pesca. Eccola qua! E per me questo è il non plus ultra della pesca. Pesce in canna, però secondo me la mia strategia deve essere diversa. Io di questi agonisti del mondo del trutaria non mi fido. Ora aspetto Spish e poi attuo la mia strategia. Preso con un prisma, color oro-arancio, su consiglio di Samu, giustamente, infatti appena toccato l'acqua. È arrivato il terzo moschettiere, come potete vedere dal baffetto. Ciao. Luca, soprannominato Spish, quindi ora posso ragionare sulla mia strategia, intanto che lui comincia a preparare le canne e si calibra, gli altri hanno un po' di vantaggio, ma sono sicuro che li raggiungerai. Io ho attuato la mia strategia perché oggi è una strategia completamente diversa dalla vostra. Vedremo. Bene. Rota.
un'altra trota che mangia, us, andata. Dai, lo scopo del trottare è metterle dentro il guadino, eh? Sì, allora, siccome voi però me le state mettendo nelle orecchie, è ora di attuare la mia strategia. Ragazzi, allora, è ora che io attuo la mia strategia 2020 del trottare. Due minuti che mi preparo. Iperpopolato di black che girano in sottoriva, gomma, canna da bus e ora faccio trottare a modo mio. Li ho fregati a modo mio. Questo è bus area. Scusa Marco, ho visto, hai fatto una cosa strana, ma il titolo della puntata di oggi non era sul truttare. No, però ci sono delle nuove tecniche e lo sviluppo di nuove esche, quindi vediamo se magari può anche andare il bus area. Il colore acceso non gli piaceva, colorazione più naturale, in questo caso un laminate, e subito primo pesce portato a godino e uno slamato. Come mulinello ho montato un trabucco Brave, Light Brave, misura 1000, imbobinato con una treccia NT di casa Trabucco. Ha questo mulinello come caratteristica la leggerezza e monta 6 cuscinetti più uno. È veramente un ottimo prodotto con rapporto qualità-prezzo. Oggi, e come quasi sempre, mi sono dedicato al bottom di casa Rapture ovviamente, un bottom master nuovo uscito con una bellissima colorazione, un bianco schizzettato di fucsia, per ora ha dato una bellissima resa, la canna che sto utilizzando, sempre la nuova uscita, una Areal Bottom 6 piedi e 6, vetta in solid tip, una canna veramente eccezionale per quanto riguarda la trasmissione della sensibilità sulla mangiata del pesce, e diciamo è veramente una delle mie canne preferite che ho utilizzato fino adesso. Mi sono ritrovato spesso e volentieri anche a pescarci con spoon e non solo con bottom, perché è una canna che mi dà veramente tanta soddisfazione. Sto pescando con la mia immancabile Rapture SX Area, in questo caso la 66 UL, una canna della quale non posso mai separarmi perché sa sempre abbinare reattività e sensibilità, specialmente in queste situazioni in cui sto facendo una ricerca, posso sempre contare sulla sua azione progressiva nel caso in cui la trota non fosse troppo convinta nella mangiata. È un divertimento continuo. In questo momento sto ricercando sulla parte alta dello strato dell'acqua con un iride da 2,8 grammi, una colorazione giallo-nero, sa abbinare bene il chiaro e lo scuro e fare un gioco di colori che in quest'acqua può funzionare bene. Ora vediamo se mi dà ragione. Mi dà ragione. Sono partito subito con un recupero a galla non appena ho visto che l'esca toccava l'acqua.
La trota, subito incuriosita da questo movimento, è andata ad attaccare e questo è il risultato. Questa è l'esca che vi dicevo, un iride da 2,8 grammi, colorazione giallo-nero. Allora, ci ha raggiunto Simone. Simone è il gestore di questo bellissimo impianto del Lago Le Isole nel Mugello. Grazie. Quindi quattro cose chiediamo a Simone: come funziona per i nostri amici pescatori che vogliono venire a pescare qui, quindi quando è aperto, se si fanno dei turni e che specie ittiche vengono rilasciate nel laghetto. Lago esclusivamente d'attrosa, perché questo è sempre stato un lago d'attrosa. Fortunatamente c'è le condizioni anche per il periodo estivo per poter avere le trote nel lago. E niente, nasce come lago praticamente classico da camola o da recupero normale a trota, e poi abbiamo deciso di, insomma, con l'associazione di entrare in questo mondo nuovo che è il trottaria, che è molto interessante a parte per la pesca, ma anche come è strutturato per tanti motivi, tra cui il rispetto per il pesce. Insomma, è una gran bella pesca. Io mi sono avvicinato da poco, però mi sono reso conto in questo poco tempo, insomma. Quindi un lago dove si fa trota 365 giorni all'anno, un occhio particolare al trutare, questa è una nuova tecnica, certo, che sì, muove anche tanti pescatori giovani, e naturalmente anche pesca la trota, chiamiamola tradizionale, con camola e canna tradizionale. Quindi fondamentalmente è basato sulla pesca alla trota, popolato, abbiamo detto, varie specie di trote, quindi dare idee a fare, abbiamo visto, e lacustri. Abbiamo visto anche una bella popolazione di black bass, in un momento la mia sfida per batterli loro sono andare sui black, capito che mi viene meglio, però si presta anche molto bene alle competizioni in trutaria, che so che fate e organizzate, quindi per venire a pescare basta che raggiungano la casetta del lago e il permesso classico del lago. Parliamo un po' di attrezzatura. Partiamo dalle esche rigide, abbiamo utilizzato l'Hot Buzz, un simpatico cranchettino di 2,5 cm per 3 g di peso, con ben 21 tonalità di colori diverse tra loro. Da colori pieni come questa arancione che vedete vivo acceso, quindi per pesci in attività, a colorazioni cluster legate alle acque più chiare naturali. Viene venduto in confezione con ancoretta montata di serie e amo singolo senza argiglione già nella confezione. Samuele, come sapete, lui è innamorato della pesca bottom, ha utilizzato il Bottom Master, un bottom di nuova concezione di casa Rapto, quindi nato per la stagione 2020, 3 grammature 0,8, 1,2, 1,6, amo singolo senza ardiglione di serie, per ben 12 colorazioni molto particolari e molto adescanti. Iride, uno dei classici spoon da ricerca di casa Rapture, 22 colorazioni diverse tra di loro, per 2 grammature, 2,8, 3 grammi e 3. Uno spoon da ricerca, da farlo girare a mezz'acqua, da farlo cadere lento sul fondo, un classico di casa Rapture, uno spoon che ci regala sempre catture nel momento che cerchiamo qualche cosa di più smaliziato. Come Stefano, quindi Steno, all'inizio ci ha detto di partire con micro spoon, l'inizio della partenza della battuta di pesca di oggi, abbiamo utilizzato un nuovo Xonar. L'Xonar ha una caratteristica fondamentale di essere formato, di essere di 2 cm la dimensione artificiale, ma in 3 grammature diverse, pur mantenendo la stessa dimensione, 1,1, 1,2 e 1,2,2. Quindi un artificiale piccolino, chiamiamolo artificiale da partenza, quindi dove le trote erano molto attive, da pescare in velocità. Anche questo 16 colorazioni molto particolari, fornito con amo singolo e snap per assemblarlo direttamente sulla linea.
In questa uscita presentiamo anche il nuovo guadino, quindi è sempre indispensabile il guadino in questa tipologia di pesca, dove sappiamo che il pesce, anche nell'uso delle competizioni, viene convalidato quando il pesce tocca il guadino. In questo caso abbiamo il Pro Ruba Landing Net, un nuovo guadino a manico fisso smontabile su una testa filettata in alluminio colorato di un rosa pallido, con un elastico nella parte posteriore dotato di moschettone e una testa in silicone no kill, come questa tecnica richiede. Area Master, un modello di canna caratterizzato da uno slim molto molto sottile e molto molto divertente in pesca, è realizzata in tre misure: 5,9, 6 piedi, 6,3. Tutte con azione XL con un casting massimo di 4,5 grammi. Manico touch con ghiera porta mulinello in carbonio, manico touch per essere sempre a contatto col grezzo della canna, quindi per avvertire tutte le vibrazioni della canna, manico splittato in EVA finale, anelli K partendo da ponte lungo fino ad arrivare a chiudere gli anelli direttamente sul blank della canna. Tutta la serie Area Master è caratterizzata dall'innesto spigo X-Joint. È un innesto molto morbido che praticamente rende uniforme l'innesto e la curvatura della canna, questo per neutralizzare il più possibile la rigidità che darebbe lo spigone. Anche la giornata di oggi è al termine, quindi ringraziamo Simone che con noi ci ha ospitato in questo bellissimo lago Le Isole, quindi ci siamo divertiti, speriamo di avere fatto venire voglia a tutti di venire a pescare a tutare anche nel periodo estivo. Ora, oggi ci siamo divertiti e vi faremo divertire anche alla prossima puntata. Ciao a tutti! Ciao a tutti!